arriva a questi livelli di impudenza, è perfettamente inutile tentare di recuperarla. Era ora! Ci rinuncio! Era ora, divorziamo! Attenta, che potrei prenderti in parola! Ci conto e vado a fare le valigie! Ah, grazie, Dio degli dèi! Grazie mille di avermi cavato dai guai! E questa chi è? Sono l'opinione pubblica. Oh, che testa! Me ne ero dimenticato! E così vogliamo divorziare? E se lei non ha niente in contrario? Dovresti sapere che l'opinione pubblica non ammette che un direttore di conservatorio sia coinvolto in certi scandali. Già, sì, però... Appunto, adesso vai subito a casa e ricomponi il nucleo familiare. Non ci penso nemmeno, sono un libero professionista. Tu sei un impiegato comunale. Hai un'idea di che cosa può succedere a un direttore di conservatorio che divorzia? No, cosa? Per esempio, di perdere il posto. Sarebbe tremendo. E sentiamo, secondo te le famiglie della Holt permetteranno alle loro figliuole di continuare a prendere ripetizioni da un depravato? Cosa mi dice? Ah, questo no, no, alle lezioni private non rinuncio. Sono troppo carine. Meglio ingoiare la pillola, resto coniugato. Infatti, ero convinta che ti saresti attenuto al buon senso. Non fare mai quello che avresti voglia di fare e potrai sempre contare sulla solidarietà dell'opinione pubblica. Ciccina, perché non esci un attimo, Ciccina? La tua Ciccina te la scordi e non mi scocciare che sto facendo i bagagli. Vuoi disfarli? Niente divorzio. Cioè? Ci ho pensato molto e insomma... A forza di pensarci, ci ho ripensato. Come dire che ricomincia lo strazio? Sì, dobbiamo sopportare con dignità quello che potremmo chiamare il nostro destino. Solo che adesso devi scusarmi, Ciccina, starei ancora tanto volentieri, ma si sono già fatte le 9:15 e ho il quart'anno che mi aspetta. Ah, e non ti dimenticare di attaccarmi il bottone alla clamide! Venere! Venere, onnipotente patronessa dell'amore, fai uno dei tuoi miracoli e toglimi dai piedi quest'uomo. Se riesco a prendermi tutto per me, quell'angelo di Aristeo, giuro che per riconoscenza ti sgozzo 10 agnellini più bianchi del bianco. Oh, Aristeo, Aristeo. Mi cercava qualcuno? Chi sono? Ma come chi sono? Aristeo. E che tipo sono? Sono un vero modello di pastorelleria. Produco cera e miele, ebro di melodia. Non bramo niente più che caste volontà. Come piace lassù. Alle divinità.
succede? Ho portato i serpenti che la maestà vostra aveva ordinato. Sono i più velenosi del vidaio. E ti sembra una buona ragione per fare tutto questo baccano? Stupido che sei! Va qui! E adesso alta i tacchi e tornatene a casa, evitando tuoni e folgori, se ti riesce. Come comanda vostra maestà? Va all'inferno, va. Al giorno d'oggi col personale è una disperazione. Avete sentito il putiferio? E io che mi do tanta pena perché nessuno si accorga che sono il principe delle tenebre. Se no, scusate, perché mi sarei travestito da pastore Aristeo? Basta. Ringraziando il cielo, si fa per dire, mi par proprio che la piccina ci stia. E mi si potrebbe obiettare che 2 settimane di villeggiatura sulla terra per un plutone sono un po' troppine. Non nego, ma purtroppo i vivi per definizione non possono accedere al regno dei morti. Di qui la necessità di fornirmi di questi serpentelli che dovrebbero snellire molto la procedura, senza dire che rispondono perfettamente ai requisiti richiesti dalla mitologia. Segno che qui fra le messi, dove abbiamo fatto alcun po' di camporella, sciorinerò le graziose bestiole. E adesso possiamo concludere la cantatina. Non ne posso più. Mio marito sa tutto e ciò nonostante non mi dà il divorzio. Non agitarti così, gioia. Dobbiamo fuggire. E dove, secondo te? Nella tua patria lontana. Non avevi una patria lontana? Come no? D'accordo, andiamo. Ma presto, presto, prima che quello torni. Da che parte si va? Per di qua, come sempre.